Ciao ragazzi, oggi monteremo delle molle HR su questa bellissima Peugeot 208 gialla. Come vedete, abbiamo già cominciato a smontare l'ammortizzatore, che è questo qui, sul quale si trova la molla di serie. In pratica si tratta di scollegarlo dagli altri componenti della sospensione, ovvero lo abbiamo separato dal montante e dalla bielletta della barra stabilizzatrice, che è questa qui. Chiaramente andremo a smontarlo anche da sopra, quindi sui duomi, per poi sfilarlo e lavorare al banco. Al banco andremo a togliere la molla di serie e a inserire la nuova HR. Dietro invece è molto più semplice, di solito, non sempre, perché vedete che la molla è separata dall'ammortizzatore. E quindi l'ammortizzatore si potrà non smontare. Noi lo smonteremo solo per poter avere più mobilità con il ponte. Però in sintesi si tratta di sfilare la molla e di sostituirla con quella sportiva. Dunque, l'ammortizzatore non c'è più. Ecco come si vede quando manca l'ammortizzatore, vediamo addirittura il semiasse laggiù. Ci stiamo lavorando al banco. Ecco qui il nostro ammortizzatore, siamo pronti per sostituire la molla di serie. Come potete vedere, quelle di serie sono parecchio più lunghe, quindi possiamo già capire che installando questa qui, in questo caso HR, sull'auto avremo un ribassamento. Però attenzione, non è sempre indicativa l'altezza della molla al riposo. Succede infatti di frequente che la molla sportiva possa essere della stessa altezza di quella originale o addirittura più alta. Quindi questo non deve spaventarci nel momento in cui andiamo a installare questo prodotto, perché quello che conta poi è il comportamento della molla una volta installata sull'auto. In questo caso l'ammortizzatore originale ha un gommino sulla campana e quindi quando noi andremo a inserire la molla, praticamente la molla non toccherà la campana, quindi il metallo dell'ammortizzatore con il metallo della molla, ma ci sarà questo gommino. Ci sono casi in cui invece di serie il gommino non c'è. Quindi cosa succede? Che essendo la molla ribassata rispetto a quella originale è molto compressa e quindi anche se c'è un contatto metallo con metallo, il metallo della campana dell'ammortizzatore e il metallo della molla, non si sposta mai la molla e non crea mai rumori, fastidi. Quella ribassata invece potrebbe spostarsi dando adito a rumori molto molto spiacevoli e sgradevoli. In questo caso, quindi, se non c'è un gommino tipo questo di serie, io suggerisco di acquistare del tubo anche da un ferramenta e di rivestire l'ultima spira, ovvero quella che va a contatto con la campana dell'ammortizzatore. In questo caso avremo maggiore grip e ci metteremo al riparo da eventuali rumori. Ciao ragazzi, sto montando una molla sportiva. In questo momento sto serrando il supporto. Si raccomanda di non usare l'avvitatore, di usare una chiave per bloccare. Allora, abbiamo sceso l'auto dal ponte e il primo segno tangibile del ribassamento è che il braccio del ponte non se ne viene più. Adesso chiaramente faremo un giro di assestamento, però già inizia a vedersi il risultato. Beh, andiamo a provarla. Beh, devo dire che questa 208 non è per niente male, è abbastanza divertente. E il kit HR è sempre molto, molto performante. È un pochettino rigido rispetto alla media, però è molto, molto prestazionale. Dunque ragazzi, abbiamo visto come sostituire le molle della nostra auto con molle sportive ribassate. Quando sostituiamo le molle non è necessario assolutamente passare ad ammortizzatori sportivi. Se infatti si parla di ribassamenti di 30, 35 mm, 40 al massimo, vanno assolutamente benissimo anche gli ammortizzatori di serie, purché essi siano in buono stato. Se non sono in buono stato, conviene cambiarli con altri ammortizzatori di serie, standard, classici, nuovi, oppure con ammortizzatori sportivi.
sportivi, anche a stelo di altezza standard. Infatti, chi vi consiglia necessariamente ammortizzatori sportivi e addirittura ammortizzatori sportivi a stelo corto si sbaglia. Gli ammortizzatori sportivi a stelo corto sono strettamente necessari quando il ribassamento supera i 40 mm, quindi quando si parla di ribassamenti di 45, 50, 60, eccetera, eccetera. Come avete visto, lo smontaggio non è molto complesso, in linea di massima è quello che si fa per sostituire degli ammortizzatori standard o per sostituire delle molle classiche. Bisogna smontare l'ammortizzatore dall'auto, bisogna estrarre le molle dall'ammortizzatore, sostituirle con quelle sportive e rimontare tutto, e il gioco è fatto. Continuate a seguirci per altri video come questi, vi ricordo i social su cui Reparto Corse Store è presente e il nostro sito www.repartocorsestore.it. Ciao ciao, al prossimo video! Avvisami tu.